Nella scorsa puntata ci siamo concentrati sul ruolo dell'aristotelismo nell'Europa medievale e soprattutto su come l'avvento di questa filosofia, che era passata attraverso la mediazione islamica, fu all'inizio osteggiata da vari pensatori che provarono a rinsaldare il caro vecchio platonismo, la cara vecchia influenza di Sant'Agostino e impedire il diffondersi delle idee aristoteliche che all'inizio erano viste come pericolose, avverse alla religione cristiana. Abbiamo visto vari pensatori che effettivamente cercarono di opporsi a questa nuova influenza, in particolare abbiamo iniziato a parlare di un francescano molto importante che si chiama Bonaventura da Bagnoregio. Oggi dobbiamo finire il discorso su questo Bonaventura e chiudere un po' questa pagina di anti-aristotelismo, perché in realtà dalla prossima volta inizieremo a presentare invece il più grande aristotelico medievale, forse anzi il pensatore più importante di tutto il basso medioevo, che fu pesantissimamente invece influenzato proprio da Aristotele, lo recuperò, lo adattò al cristianesimo e lo propose in una chiave nuova, innovativa, importante, che avrebbe segnato gli ultimi secoli del medioevo e anche in parte l'inizio dell'età moderna. Sto parlando di Tommaso d'Aquino. Ma prima di arrivare a Tommaso, finiamo il discorso su Bonaventura e anche brevemente su Alberto Magno, cominciando subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 116esima puntata. Bonaventura, Alberto e Aristotele. Eccoci qui di nuovo insieme, ben trovati per parlare come sempre di filosofia e, come stiamo facendo ormai da parecchie puntate, della filosofia scolastica, della filosofia medievale. Come vi ricordavo anche nella premessa, abbiamo l'altra volta iniziato a parlare di questi pensatori che iniziarono a conoscere il pensiero di Aristotele, ma iniziarono anche a cercare di, in un certo senso, bloccarlo, rispondere a questo pensiero, magari ribadendo la fede, la fiducia invece nell'impianto platonico, neoplatonico, agostiniano. E soprattutto abbiamo introdotto sul finale della puntata scorsa la figura di questo Bonaventura da Bagnoregio, un pensatore molto importante, vissuto, come ricorderete, nel 200 tra il 1221 e il 1274. Ecco, dobbiamo completare il discorso, perché l'altra volta abbiamo parlato soprattutto della dottrina dell'illuminazione, di come Bonaventura di fatto riprendesse cose che erano già state dette da Agostino e le usasse come risposta in un certo senso ai primi aristotelici, al primo sorgere dell'aristotelismo. Ma Bonaventura non si limitò solo a questo, tentò anche di rispondere agli argomenti portati da Averroè e da Avicenna, e così facendo iniziò anche ad introdurre dei temi nuovi, temi che poi sarebbero stati usati almeno in parte dallo stesso Tommaso. Tommaso, vi ho detto in apertura, sarà un grande filosofo di matrice aristotelica, ma non disdegnerà di prendere ispirazioni, idee anche da altri pensatori, e in particolare riprenderà un tema che oggi affronteremo, che è quello della sinderisi, e lo riprenderà proprio da Bonaventura oltre che da altri pensatori cristiani dell'epoca. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto ripartiamo dal ruolo di Dio. Ricorderete che quando abbiamo presentato Avicenna e Averroè, e soprattutto abbiamo sottolineato come questi due pensatori si richiamassero ad Aristotele, abbiamo anche parlato del ruolo di Dio e della creazione, ad esempio sottolineando come per questi filosofi musulmani la creazione non poteva essere un atto libero, ma doveva essere un atto necessario, che discendeva necessariamente dalla natura stessa di Dio. E questo implicava, avevamo a un certo punto detto, anche che il mondo doveva essere eterno come Dio, non poteva essere stato creato avanti nel tempo, dopo un certo tempo, ma doveva essere eterno. Ecco, Bonaventura risponde a queste letture, a queste visioni, criticandole fortemente. Intanto dice questo: l'esistenza di Dio, chiaramente, è una verità assoluta, ed è una verità perché in fondo lo ha già dimostrato proprio Anselmo. In questo caso Bonaventura si richiama al grande pensatore proprio della scolastica del basso medioevo, che a sua volta si ispirava in parte ad Agostino. Nel commentario Bonaventura infatti scrive: la verità dell'essere divino è tale che non si può credere effettivamente che egli non sia, se non per ignoranza di ciò che il suo stesso nome significa.
Cosa vuol dire questa frase che è abbastanza celebre? Già nel nome di Dio c'è la prova della sua stessa esistenza, in pratica. Cosa intende dire Bonaventura? Che già nell'idea di Dio, cioè Dio vuol dire un essere perfetto, un essere di cui non è possibile pensare nulla di più perfetto, di più grande, già in questo nome, in questa sua caratteristica, c'è la prova della sua esistenza. Perché un ente di cui non è possibile pensare nulla di più grande, l'aveva già detto Anselmo, deve necessariamente esistere, altrimenti se non esistesse sarebbe possibile pensare un essere maggiore realmente esistente. Dunque Dio deve esistere, è la prova ontologica che abbiamo già presentato qualche puntata fa e che spero ricordiate, e se non la ricordate cercate di tenervela a mente perché ritornerà spesso, la ritroveremo tante volte nel corso delle nostre puntate. Ma qui insomma non c'è nulla di nuovo, c'è solo un richiamo a quanto già era stato detto. Più interessante è in parte quello che Bonaventura dice riguardo all'eternità del mondo, perché dice che afferma che il mondo non può essere eterno come dicono i filosofi musulmani, perché il mondo è stato creato dal nulla. Questo dicono in fondo anche Averroè e Avicenna. Ma se è stato creato dal nulla, questo implica obbligatoriamente che ci fosse un prima rispetto a questo mondo, il nulla stesso. Se io dico che una cosa si è creata da zero, vuol dire che prima c'era lo zero e quindi c'era un prima, quantomeno. Pertanto il mondo non può essere eterno, deve essere stato creato ad un certo punto. A supporto poi di questa sua visione, Bonaventura riprende anche alcuni argomenti dei Maimonide, vi ricordate, li abbiamo visti un paio di volte fa, quelli che sostenevano che il mondo potrebbe anche essere diverso da com'è perché è talmente variegato che potrebbe essere fatto in mille modi diversi e questo proverebbe, secondo Maimonide, che Dio crea liberamente. Ecco, questi argomenti vengono ripresi anche da Bonaventura, che anzi tenta di dare a questi argomenti valore dimostrativo addirittura. Ma al di là di questi argomenti, il discorso si fa ancora più intenso quando si affronta il tema dell'anima, un altro tema che i filosofi musulmani avevano messo in dubbio, avevano messo in crisi. Ecco, l'anima per Bonaventura ha una caratteristica fondamentale e qui si sente molto bene anche la polemica con Aristotele. Ricordate che per Aristotele l'anima era la forma dell'essere umano. Il corpo era la materia, l'anima era la forma e pertanto, dicevamo a suo tempo, ancora quando abbiamo visto Aristotele, visto che forma e materia sono strettamente connessi, non possono essere separati, l'anima, secondo quello che sembrava dire Aristotele, non può vivere senza il corpo. Ecco, Bonaventura dice che Aristotele si è invece sbagliato. L'anima non è pura forma, come sosteneva il pensatore greco, ma è motore del corpo e per essere motore del corpo deve avere anche una sua materia. Pertanto l'anima è materiale. È fatta a sua volta di una materia e di una forma. Ma se è in sé una sostanza, quindi con materia e forma autonome, questo implica che in quanto sostanza possa esistere anche da sola, senza bisogno del corpo. Il che implica necessariamente che l'anima può sopravvivere al corpo. Non è detto che debba necessariamente essere legata al corpo. L'anima di per sé esiste. Ed esiste anche autonomamente, anche senza il corpo. Pertanto ha ragione, secondo Bonaventura, il cristianesimo quando dice che l'anima sta dentro al corpo, ma potrebbe stare anche al di fuori del corpo. L'anima può sopravvivere. È un ente incorruttibile e immortale che sopravvive alla morte del corpo. Pertanto, dice Bonaventura, si è sbagliato Aristotele a dare questa immagine dell'anima. L'anima è eterna. L'anima è qualcosa che ha una sua autonomia rispetto al corpo. Ma quest'anima come funziona? Soprattutto dove ci porta? Beh, ci porta verso il bene e ci porta verso Dio. Vediamo perché. Qui arriva infatti forse il discorso più interessante di Bonaventura, quello che avrà anche maggiore influenza sui pensatori successivi e coevi. L'anima infatti per lui è una sostanza autonoma, può vivere senza il corpo ed è libera. Ora, Dio ha donato all'uomo varie capacità. Abbiamo detto già con la dottrina dell'illuminazione che ad esempio ha donato all'uomo la capacità di conoscere. Ma allo stesso modo Dio ha evidentemente donato all'uomo anche la capacità di scegliere, di essere libero, di orientare la propria azione. Però questa libertà non è un abbandono dell'uomo a se stesso. Dio non ha voluto che l'uomo vagasse sperso nel mondo, ha cercato di dargli delle chiavi,
delle direttrici, potremmo dire, come ha fatto nella conoscenza. Vi ho detto proprio l'altra volta che quando l'uomo conosce può anche affidarsi alla luce divina che tenta di rischiarare la sua anima. Questo è vero anche quando l'uomo prova a vivere e a fare scelte. Anche riguardo alla libertà e alle scelte morali, l'uomo ha una sorta di luce, di scintilla che Dio gli ha donato e che può guidarlo. Questa guida divina, questa scintilla, viene chiamata sinderesi. È una luce che proviene direttamente da Dio e che tende a indirizzare l'uomo verso il bene. Bonaventura è convinto infatti che nell'uomo alberghi il bene, la ricerca del bene. L'uomo tende verso il bene, è naturalmente portato verso il bene. Attenzione, tende, è portato, non è obbligato ad andare verso il bene, altrimenti non sarebbe libero. L'uomo rimane libero, può scegliere. Ha una predisposizione, se volete, al bene, ma può anche scegliere di ignorare questa predisposizione, può anche scegliere di non dare ascolto alla sua natura e quindi cadere nel peccato, fare il male e così via. Però Dio tenta di aiutarlo e quindi gli dà questa naturale predisposizione chiamata appunto sinderesi. È un dono divino. Ora l'uomo che asseconda questa sinderesi, che asseconda questo dono divino, può trovare Dio effettivamente. Ma il cammino di ricerca di Dio che conduce l'anima è un cammino molto particolare che Bonaventura elabora in maniera anche piuttosto complessa e che in parte si ispira anche alla riflessione di Ugo di San Vittore. Abbiamo presentato questo personaggio molto velocemente quando abbiamo parlato qualche puntata fa della mistica medievale, forse lo ricordate. Perché cosa dice Bonaventura? Richiamandosi a riflessioni anche di Platone e di Agostino, dice questo: l'anima ha tre facoltà. Lui le chiama tre occhi, occhi dell'anima o occhi della mente, li chiama in entrambi i modi, che sono la sensibilità, lo spirito e la mente. Tre capacità, possiamo dirla anche così. La sensibilità è l'apertura verso le cose esterne. Noi usiamo i sensi, ad esempio, quando cerchiamo di conoscere le cose che sono al di fuori di noi. Quindi la sensibilità è la facoltà dell'anima, l'occhio dell'anima che ci permette di conoscere le cose che esistono al di fuori di noi. Il tavolo, il microfono, le mie mani, gli oggetti. Però questa è solo una tra le facoltà, forse quella più bassa. Dopodiché, a un livello un po' più alto, sta lo spirito. Lo spirito è la facoltà che mi permette di conoscere non le cose esterne, ma le cose interne. Lo spirito si rivolge verso se stesso e l'anima in un certo senso che guarda se stessa. Allora io certo posso cercare di conoscere ciò che c'è fuori, ma posso anche cercare di conoscere ciò che c'è dentro. E questo lo fa lo spirito. Ed è già una facoltà un po' più elevata. Terza facoltà, la più alta di tutte, è la mente, che non si rivolge né a ciò che è fuori né a ciò che è dentro, ma piuttosto a ciò che è al di sopra di sé. È il momento in cui l'anima non si accontenta di conoscere se stesso o il mondo, ma cerca di elevarsi, ovviamente tendendo verso Dio. Queste tre facoltà dirigono la nostra sete di conoscenza, la nostra ricerca di Dio. Perché Dio, obiettivamente, certo, può essere cercato direttamente, ma può essere cercato anche tramite le cose, anche guardando alla natura. Quindi usando la sensibilità io posso cercare Dio, perché Dio si vede anche nella natura. Anche guardando all'anima posso cercare Dio, perché Dio si vede anche nell'anima. Vecchio discorso agostiniano e così via. Ora però, dice Bonaventura, queste tre facoltà poi si sostanziano in due ulteriori modalità. Ognuna di queste tre facoltà si può sostanziare in due modi. Lui le definisce così: per speculum o in speculo. Sono due espressioni latine. Cosa vogliono dire? Nel caso in cui la facoltà cerchi Dio per speculum, significa che la facoltà cerca Dio cercando l'immagine di Dio nelle cose. L'immagine di Dio può essere impressa in una montagna, ad esempio, o può essere impressa nell'anima, o può essere impressa nelle cose che trovo elevandomi. Questo è cercare Dio per speculum. Ma posso cercare Dio anche in speculo. In questo caso cosa vuol dire? Che non cerco Dio tramite le immagini, ma cerco l'impronta di Dio, o meglio della bontà di Dio nelle cose. È vero che la natura può essere immagine di Dio, ma può anche mostrarmi la bontà di Dio, la traccia, l'impronta, l'orma della bontà di Dio. Sono due modi diversi tramite cui la natura mi può avvicinare a Dio. Ora, se ognuna di queste tre facoltà ha due modalità diverse di avvicinarmi a Dio, allora vuol dire che le modalità totali
Per fare questo cammino sono 6. 3 per 2 fa 6, ovviamente. Combinando i 3 occhi e le 2 modalità si arriva infatti alle 6 potenze dell'anima, cioè 6 modi tramite cui l'anima può cercare Dio. Queste 6 potenze quali sono? Sono le prime due, le più basse, quelle che riguardano la sensibilità e sono il senso e l'immaginazione. Subito dopo arrivano le due che riguardano lo spirito, che sono la ragione e l'intelletto, e infine arrivano le due che riguardano la mente, e sono l'intelligenza e la stessa sinderesi, che è dunque il culmine di tutta la conoscenza umana, il punto più alto di tutta la conoscenza. Ovviamente questi 6 livelli di conoscenza corrispondono anche a 6 tappe di un cammino. Io posso usare questa conoscenza, questo viaggio verso Dio per avvicinarmi me stesso a Dio, per avvicinarmi direttamente a Dio, come se facessi un'ascesa verso Dio, un tratto tipicamente neoplatonico e platonico, questo ovviamente. Quindi Bonaventura arriva a individuare 6 gradi del cammino verso Dio, della scala dell'ascesa verso Dio. Il primo grado, che corrisponde al senso, è la considerazione dell'ordine e della bellezza delle cose. In questo primo livello mi guardo attorno e vedo che le cose che esistono in questo mondo sono ordinate e belle. Quindi faccio un primo passo verso Dio. È chiaro che sono ancora abbastanza lontano, ma è già un primo passo verso Dio. Poi faccio il secondo passo, che corrisponde all'immaginazione. E questo è il momento che arriva quando considero le cose che ho visto al di fuori di me dentro la mia anima, in un certo senso iniziando ad astrarre dalle cose sensibili. Ho visto le montagne, ma inizio a pensare all'idea di montagna con la mia immaginazione e quindi inizio a compiere un cammino di avvicinamento a Dio. Terza tappa è quella che corrisponde alla ragione e consiste nella contemplazione dell'immagine di Dio vista attraverso i poteri naturali dell'anima, e cioè attraverso la memoria, l'intelletto e la volontà. Non astraggo più dalle cose, ma inizio a pensare all'immagine di Dio. Quarta tappa corrisponde all'intelletto, consiste nella contemplazione di Dio nell'anima, un'anima che è però illuminata dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Quindi sono ancora dentro all'anima, perché ricordate che la terza e la quarta tappa riguardano comunque l'anima, lo spirito, ma nell'anima cerco Dio. Quinta tappa, esco anche da me, dall'anima, e cerco di elevarmi. Difatti corrisponde all'intelligenza, che consiste nella contemplazione di Dio nel suo primo attributo, cioè nell'essere. Contemplo l'essere. Sesta e ultima tappa, arrivo alla sinderesi, che consiste nella contemplazione di Dio nella sua massima potenza, cioè nel bene. Passo dall'essere al bene, ed è il punto più alto della conoscenza. Il cammino poi deve fare in realtà un ulteriore salto. Questo avviene solo con l'estasi, che non è più un cammino di conoscenza. La conoscenza può arrivare solo fino al bene, fino alla sinderesi. Se voglio arrivare davvero a Dio, devo ricevere la grazia e grazie a questa grazia posso fare il salto ulteriore, uscire da me stesso, uscire dal mio stesso corpo, uscire dalla mia stessa intelligenza e tramite l'estasi vedere la luce soprannaturale di Dio. In uno stato, dice Bonaventura, di ignoranza dotta, in cui supero le mie conoscenze ed entro in contatto diretto con Dio, ma questo è proprio solo dell'estasi. Ecco, questo per dire di Bonaventura da Bagnoregio, che come vedete è pesantemente influenzato certo da Agostino, ma ancora di più forse dal neoplatonismo e dal platonismo. In fondo questo cammino l'abbiamo visto fatto in maniera un po' dissimile ma sostanzialmente uguale da Platone nella ricerca del bene e poi da Plotino nelle vie di risalita verso l'uno. Ci sono declinazioni diverse di stessi concetti che abbiamo già visto nel platonismo. Quindi sicuramente Bonaventura è forse l'ultimo grande platonico del Medioevo. Ma bisogna anche dire che più o meno nello stesso periodo in Europa operano anche i primi aristotelici. In particolare, molto brevemente, vorrei citarvi Alberto Magno, un pensatore tedesco, un domenicano, che sarà anche maestro di Tommaso d'Aquino, di cui parleremo, come vi ho già anticipato, dalla prossima volta. Ecco, Alberto Magno, che vive tra il 1193 e il 1280, è probabilmente il primo grande pensatore tipicamente aristotelico, che ritiene che la tradizione platonico-agostiniana vada superata e si debba ritornare ad Aristotele,
Aristotele, che è stato il più grande pensatore di tutti i tempi, il pensatore che è riuscito a portare a compimento, secondo Alberto Magno, tutta la riflessione filosofica. Pertanto bisogna ritornare ad Aristotele e soprattutto bisogna anche separare, ritiene Alberto Magno, la filosofia dalla teologia. È vero che a volte il pensiero di Aristotele e la dottrina cristiana non collimano perfettamente, ce ne siamo ben resi conto, ma questo non è di per sé forse un problema, perché la filosofia usa metodi, strade sue proprie, alternative rispetto alla teologia. La filosofia usa la ragione, la teologia usa la fede. La filosofia usa dimostrazioni necessarie, la teologia no. Quindi studiamo Aristotele, comprendiamo Aristotele e cerchiamo di trarre, per quanto riguarda la filosofia, delle indicazioni chiare, dimostrative, importanti per comprendere meglio il mondo. Questo è l'ascito di Alberto Magno, che poi il suo allievo Tommaso d'Aquino farà proprio suo e porterà fino alle estreme conseguenze. Ecco, questo era quello che secondo me c'era oggi da dire per chiudere la pagina sull'aristotelismo prima di Tommaso, su come era stato ripreso dai filosofi musulmani, su come era stato poi invece criticato dai filosofi ebrei e da alcuni filosofi cristiani. Ma l'aristotelismo è destinato ad imporsi e dalla prossima volta vedremo soprattutto come con Tommaso. Ma per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che questo podcast potete ascoltarlo su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker, Audible e YouTube. E su queste piattaforme, se volete, potete ascoltare però anche il podcast gemello, che si intitola invece Dentro alla Storia. In più vi ricordo anche che se vi piacciono la storia e la filosofia e vorreste anche lezioni su pezzi più contemporanei e moderni della storia della filosofia o della storia in generale, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip e li trovate diverse centinaia di video spiegazioni su ogni fase. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video, potete abbonarvi tranquillamente alla newsletter settimanale e gratuita che trovate all'indirizzo internet ermannoferretti.it, oppure potete seguirmi se volete sui social network, su Facebook, Twitter o Instagram, dove sono presente in tutti e tre i casi col nickname di Scrip. Ho concluso, ci sentiamo presto per iniziare finalmente a parlare di Tommaso, su cui staremo per un bel pezzo, e poi per avviarci verso la fine del Medioevo. Ciao, alla prossima!